e viviamo una situazione politica e istituzionale in cui stiamo perdendo tempo. È un paradosso ricordare 120 anni, cioè vivere un'occasione di riflessione sul tempo e non rendersi conto che oggi il mondo ci chiede di correre a una velocità doppia. Ci sono tanti sindaci. Quanto stiamo soffrendo per queste assurde conseguenze del patto di stupidità interno, di stabilità interna che dir si voglia, e al fatto che la politica continua a proporre delle soluzioni che poi ancora non riesce a concretizzare. In queste dinamiche il fattore tempo è fondamentale, lo ha dimostrato alcuni paesi europei, dove siamo riusciti a sbloccare, dove sono riusciti a sbloccare il tema del pagamento alle imprese, immediatamente è come se si fosse dato una sensazione di respiro più forte all'economia. È come quando fai, scusate l'espressione medica, ma è un'espressione che rende l'idea, una sorta di angioplastica, liberi le vene, dai libertà, pompi sangue. Eppure sembra che soltanto a dire una vicenda del genere, tra il dirla e farla c'è bisogno di mesi e mesi. Perché? Perché ci si occupa dei grandi temi macroeconomici globali e non ci si rende conto della dimensione di tutti i giorni di aziende e imprese che sono sull'orlo della fine. Soprattutto di risposta sui temi del lavoro, magari anche discutendo e talvolta non avendo le stesse idee su come questi devono essere concretizzati, ma assumendo la centralità di questo tema, oppure rischiamo di perdere tutti la strada per tornare a casa.